è meraviglioso, è un posto spettacolare. Bello, molto funzionale, dovrebbe essere valorizzato maggiormente. Eh sì, bello e da valorizzare, sì, è proprio così. Ma che fine ha fatto Pozzacchio, la sua pista di sci, con il suo progetto in questo bellissimo angolo di paradiso che state vedendo nelle splendide immagini girate poche ore fa, nel quale in tanti avevano creduto e sperato, compreso il comune di Castello del Matese e attraverso il quale rilanciare poi il turismo. Una grande risorsa attraverso questi luoghi incantati ed invidiati da mezza Italia che la natura ci ha regalato, ma che la politica è incapace, lo dimostrano i fatti, di farli poi decollare e di trasformarli in vere risorse economiche ed occupazionali. Pozzacchio fu dato in gestione ad una cooperativa del comune di Castello del Matese alcuni anni fa e poi tutto fermo, tutto maledettamente abbandonato al proprio destino e quella pista di sci mai usata. Il sindaco di Castello, Salvatore Mondone, si è preso però un impegno. Entro la prossima estate, con l'attuale cooperativa o con un'altra, Pozzacchio dovrà risorgere, ci ha detto, dovrà uscire da questo blocco. Una promessa? La solita promessa? Noi gli crediamo. Peccato davvero, perché sono luoghi invidiati da tutti, per i quali da anni si fanno progetti, così come a Bocca della Selva, ma quando tutto sembra pronto per decollare, qualcosa arriva sempre a sbarrare la strada all'atteso decollo, che potrebbe davvero dare uno scossone grosso al turismo. Alla fine però tutto rimane maledettamente un sogno. Da Castello del Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.